Salve a tutti e bentrovati su questa nuova edizione di CTS Notizia. Apriamo subito con la notizia che riguarda Marcello Dell'Utri che sarà stradato la prossima settimana, probabilmente tra mercoledì e giovedì. Il Consiglio dei Ministri del Libano non discuterà del caso, basterà il decreto amministrativo che sarà firmato lunedì dal Premier e dal Presidente della Repubblica. Si ipotizza che l'ex senatore del PDL tornerà in Italia tra mercoledì e giovedì, a meno che i legali dell'ex braccio destro di Berlusconi non presentino ricorso. Dell'Utri è stato condannato in via definitiva a 7 anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa. Negli ultimi giorni la pratica dell'ex senatore del PDL aveva subito una notevole accelerazione. Il procuratore generale Samir Hamoud ha già detto sì all'estradizione e ha passato la pratica al ministro, il generale Ashraf Rifi, che l'ha subito rigirata al governo. L'ultimo ma determinante passaggio sarà la decisione finale del Consiglio dei Ministri, convocato proprio per oggi. Primo giorno di carcere oggi per l'ormai ex deputato PD Francantonio Genovese, costituitosi dopo il via libera della Camera alla richiesta d'arresto. Per Genovese colloquio con il GIP di Messina, davanti al quale si presenta accusato di riciclaggio, peculato e associazione a delinquere. Sentiamo. È fissato per oggi l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP del Tribunale di Messina Giovanni De Marco del deputato del PD Francantonio Genovese, arrestato dopo l'autorizzazione a procedere votata dalla Camera 2 giorni fa a maggioranza. Il politico, accusato di associazione a delinquere, concorso nei reati di riciclaggio, peculato, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, dichiarazioni fraudolente ed emissioni di fatture per operazioni inesistenti, ha trascorso già 2 notti in carcere, in una cella singola del centro clinico di Gazzi. Non potrà vedere nessuno ad eccezione dei suoi legali. Ieri mattina ci è andato l'avvocato Nino Favazzo, che ha riportato una dichiarazione molto netta ricevuta dal suo assistito nel corso del colloquio. Entro a testa alta in carcere perché ho fatto quello che dovevo fare nel rispetto massimo delle istituzioni, ha detto Genovese. Il parlamentare del PD è arrivato in carcere intorno alle 9 della sera di giovedì, dopo essere rientrato in volo da Roma durante la votazione sulla sua richiesta d'arresto. Ha appreso in volo dei 371 sì con cui la Camera ha consentito alla richiesta della Procura di Messina. Oggi è la lunga giornata dell'interrogatorio di garanzia, al quale, così come ha anticipato ieri il suo legale, Genovese non si vuole affatto sottrarre facendo scena muta, ma rispondendo a tutte le domande, sia a quelle del GIP che a quelle dei magistrati della Procura che ne hanno chiesto l'arresto. Ed è morto Alessandro Di Trapani, 41 anni, operaio della Tesim, rimasto ustionato il 13 maggio nel corso dei lavori di manutenzione del bacino dell'Adorno a Palermo sulla motonave costiera della società Traghetti delle Isole. L'operaio era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo con ustioni sull'80% del corpo. Il sindaco di Palermo, Luca Orlando, ha inviato un messaggio di cordoglio e solidarietà ai familiari del giovane. Sono e sarò con voi, ha scritto il sindaco, perché sia fatta verità e giustizia per questa terribile tragedia che ha colpito la vostra famiglia, ha scritto il sindaco nel messaggio. E non ce l'ha fatta neanche Andrea Virruso, il 23enne di Casteldaccia, schiantatosi con la sua Mini Cooper su un muro di via Ugo La Malfa a Palermo la notte del 13 aprile scorso. Un mese di agonia al civico di Palermo e svariati interventi chirurgici per curare le lesioni causate dall'incidente non sono riusciti a salvare la vita del giovane. Proseguono intanto le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bagheria per accertare la reale dinamica dell'impatto. Ed è stato condannato a 30 anni per l'omicidio di Salvatore Palumbo Piccionello, ucciso a Favara la sera del 28 novembre del 2012. Adesso però lo stesso GUP agrigentino ha negato il carcere all'omicida Antonino Baio. Il servizio. Catturato praticamente in flagranza, reo confesso e condannato appena ieri a 30 anni di reclusione. Eppure il giudice nega il suo arresto. Protagonista Antonio Baio, il favarese che il 28 novembre di 2 anni fa uccise nel centro del paese il compaesano Salvatore Palumbo Piccionello, scaricandogli addosso una selva di proiettili. Un omicidio maturato per storie di ripicchi e false accuse che avevano indotto il Baio a pensare di essere stato etichettato come un infame da Palumbo Piccionello. A negare
l'arresto dell'omicida stamani lo stesso giudice, Francesco Provenzano, che ieri gli ha inflitto 30 anni di carcere, il massimo previsto con il giudizio abbreviato. L'accusa aveva chiesto la condanna al carcere a vita. Antonio Baio da oltre una settimana è tornato libero ed è sottoposto al solo divieto di dimora nella provincia di Agrigento, infatti risiede a Caltanissetta. E il mancato accoglimento della richiesta di arresto avanzata dalla procura, essendo sussistenti, secondo il PM Salvatore Vella, i requisiti pericolo di fuga e di reiterazione del reato, provocò uno scontro con l'ufficio del GIP. Per il giudice Provenzano la sola irrogazione di una condanna, sia pur grave, non è sufficiente al ripristino della misura cautelare, in quanto occorrono altri elementi attestanti la concreta esigenza cautelare manifestatasi successivamente alla cessazione della misura per poter ripristinare la stessa. La procura ha annunciato l'intenzione di ricorrere al tribunale del riesame. E intanto torna alla ribalta l'inchiesta giudiziaria denominata Matrioska, che nel giugno 2004 portò all'arresto ai domiciliari di 3 funzionarie del tribunale di Agrigento, poi tutte assolte con sentenza passata in giudicato. Per una di loro, Giusy Tarantino, la Corte d'Appello di Palermo ha disposto risarcimento del danno per ingiusta detenzione di 17.000 euro. La vicenda giudiziaria era incentrata su casi di protestati che avrebbero ottenuto dal alcuni tribunali la cosiddetta riabilitazione e quindi la cancellazione dal bollettino dei protesti, beneficiando poi degli affidamenti bancari. Ci fermiamo qualche istante per la pubblicità, tra poco parleremo del bacino e la formazione professionale siciliana che potrebbe presto ridursi di ben 900 unità. Restate con noi. Tradizione ed esperienza sono gli elementi principali dei maestri pasticceri del panificio Quartararo. Un'ampia scelta di dolci, biscotti e torte di vari gusti. Un vasto assortimento di pasticceria siciliana con ricotta, creme e panna. E a richiesta anche torte personalizzate. Il panificio Quartararo è particolarmente apprezzato per il gelato artigianale che potrete gustare in svariati gusti buoni e genuini. E per le torte, i tronchetti e i semifreddi. Lasciatevi conquistare dalle nostre delizie. Veniteci a trovare. Panificio Quartararo. A Palermo, in Viale Regione Siciliana Sud-Est 2207. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, la sicurezza dei tuoi beni più cari. Il profumo della terra di Salemi. I sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana, la freschezza dei prodotti utilizzati, l'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti, sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su qds.it. Campagna Etica 2014. Abbonati al Quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di Risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. E rieccoci in studio. Come annunciato, si potrebbe ridurre di ben 900 unità il bacino in crisi della formazione professionale siciliana, con la regione che ha proposto ai sindacati le misure per prepensionamento per i più anziani e avviamento all'autoimpiego per invece i più giovani. Ascoltiamo il servizio di Lorenzo Anfuso. 900 dipendenti della formazione professionale potrebbero a breve fuoriuscire definitivamente dal bacino. Effetti della legge Fornero sugli esodati che interesserebbero direttamente almeno 400 operatori inseriti nel meccanismo del prepensionamento e altri 500 tra i più giovani per i quali potrebbero scattare misure di incentivazione all'autoimpiego. 44 milioni in tutto saranno stanziati per entrambe le misure, così come comunicato ieri dall'amministrazione regionale alle sigle sindacali. I lavoratori prossimi alla pensione, ossia da qui a 2 anni, che hanno già dato disponibilità, riceverebbero così l'80% dello stipendio restante, con un evidente risparmio per Mamma Regione.
Per i 500 giovani introdotti all'autoimpiego saranno stanziati singolarmente 20.000 euro a fondo perduto per avviare una nuova impresa. Si salirebbe fino a 60.000 in caso di cooperative fino a 3 dipendenti. Attivati anche bonus per l'assunzione in azienda e anche agevolazioni economiche per chi assume. Tutto questo però non sembra aver placato la protesta dei sindacati, in agitazione ormai da mesi. Secondo Giuseppe Raimondi della UIL Scuola, restano diverse perplessità circa la garanzia giovani da 178 milioni presentata in settimana dalla Giunta Crocetta. Con le adesioni al programma di tirocini già avviate, resta ancora il nodo dei tutor, affidato dalla Regione al CIAPI. Una scelta osteggiata dalle sigle sindacali in virtù dell'offerta dell'ente di assumere il personale con contratti a progetto e non con una tipologia a tempo determinato. Secondo Raimondi, una proposta inaccettabile. Era stata una zanzara a pungerlo al largo delle coste ghanesi, di fatto condannandolo a morte. Sarebbe stata la malaria ad uccidere Rosario Noce, marinaio, 54enne di Pozzallo, giunto al Garibaldi di Catania, già in condizioni disperate. Punto, durante la traversata in Ghana, l'uomo si era ammalato accusando febbre altissima, forti mal di testa e respirazione affannosa, sintomi tipici della malattia. La sua famiglia ha chiesto immediatamente delucidazioni circa quanto accaduto durante il viaggio. Ennesimo presunto caso di mala sanità all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove lo scorso 8 maggio una donna di 56 anni è morta di infarto. Solo qualche giorno prima la donna si era recata al San Giovanni lamentando forti dolori al torace, vedendosi consegnare per tutta risposta una prescrizione per curare un'allergia. Tornata in ospedale è stata subito operata in angioplastica, intervento inutile per salvarle la vita. La famiglia della vittima ha interpellato la procura agrigentina perché vengano requisiti i referti medici e si indaghi sull'accaduto. E prenderà il via a Palermo il dibattito di secondo grado del processo sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta ormai 10 anni fa a Mazara del Vallo in provincia di Trapani. Intanto si indaga sul luogo dove, secondo una lettera anonima, si troverebbe il corpo della piccola Denise. Sentiamo. La Corte d'Appello di Palermo ha deciso di aprire il dibattimento di secondo grado sulla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba svanita nel nulla a Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, esattamente 10 anni dopo, vale a dire l'1 settembre prossimo. Imputata è Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise, che il 27 giugno scorso era stata assolta dal Tribunale di Marsala dall'accusa di concorso nel sequestro della bimba, che all'epoca dei fatti aveva poco meno di 4 anni. Questo processo ha detto Piera Maggio, la madre di Denise, ci può aiutare in tante cose, abbiamo fiducia in questa corte. Intanto, proprio ieri, la procura di Marsala ha assegnato la delega agli investigatori per avviare i sopralluoghi e gli scavi in Contrada Ferla, dove, secondo una lettera anonima inviata alla redazione della trasmissione Chi l'ha visto, sarebbe seppellito il cadavere di Denise Pipitone. Si avvieranno quindi fra alcuni giorni gli scavi per cercare il corpo in una zona però particolarmente vasta. Il compito quindi non si presenta assolutamente facile. La decisione della procura marsalese è stata assunta dopo un attento esame della lettera anonima definita dagli inquirenti molto attendibile. Ma su questa vicenda Piera Maggio, la madre di Denise, non è d'accordo. Secondo lei la figlioletta scomparsa nel 2004 ed oggi quasi 14enne sarebbe ancora viva. Nuovo centro massaggi hot sequestrato a Palermo, l'ennesimo di una lunghissima serie. Il centro si trovava in un appartamento di via Liguria 45. Il blitz della polizia ha permesso di scoprire quanto realmente accadesse all'interno. Sentiamo. Ancora un centro massaggi a luci rosse scoperto a Palermo, questa volta in via Liguria al civico 45. Il centro è stato scoperto dalla polizia all'interno di un comune appartamento al seminterrato di un palazzo tranquillo. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i condomini del palazzo, che avevano notato il continuo andirivieni di uomini a ogni ora del giorno. Il blitz è scattato nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti di polizia si sono appostati all'esterno dello stabile in attesa dell'uscita dei clienti e ne hanno bloccati 3 che stavano uscendo dal portone. Sorpresi dal blitz, i 3 hanno inizialmente riferito di essersi recati al centro Tantras per un massaggio rilassante, ma tutti hanno poi deciso di collaborare con la polizia, ammettendo cosa in realtà avvenisse in quell'appartamento. Testimonianze, quelle dei 3 clienti, sufficienti perché scattasse l'immediato sequestro del centro massaggi hot. All'interno i poliziotti hanno trovato una ragazza italiana di 28 anni e una romena di 25. Ascoltate dagli agenti, la prima ha riferito di prostituirsi da quando il marito ha perso il lavoro, mentre la seconda ha raccontato
accusato di aver scelto di prostituirsi per guadagnare di più rispetto a quando faceva la badante. La ragazza ha rivelato di aver cominciato a vendere il proprio corpo in un centro massaggi di via Telesino, che era stato sequestrato la scorsa settimana. Così si era recata al Tantras per continuare la medesima attività. Qui i clienti pagavano dai 30 ai 50 euro a prestazione. La polizia cerca adesso la proprietaria dell'abitazione, che probabilmente riceveva una percentuale sull'incasso giornaliero. Gli inquirenti sospettano che a gestire il mercato del sesso nei centri massaggi sia un'unica organizzazione, utilizzando una fitta rete di sfruttamento. Favoreggiamento della prostituzione ed estorsione. Con queste accuse è finito in manette un 50enne di Trapani che da circa 2 anni si faceva consegnare somme in denaro da un anziano sotto la pressione delle minacce, proponendogli anche dei favori sessuali in cambio dei favori sessuali di giovani ragazze. Sentiamo. Per circa 2 anni era andato a trovare un anziano signore con cadenza settimanale per richiedergli, intimidendolo e minacciandolo, somme di denaro. Poi aveva cambiato strategia, cominciando a presentarsi in casa della vittima accompagnato da procaci e giovani donne, presentandole come disposte ad intrattenere rapporti sessuali in cambio di denaro. È accaduto a Trapani, dove però l'anziano, affetto anche da problemi di deambulazione, ha sempre rifiutato le proposte ed anzi ha raccontato tutto alla polizia. E così, all'ennesima visita assieme ad una giovane ragazza rumena, il trapanese Paolo Giano, pregiudicato di 50 anni, è finito in manette grazie all'intervento della quarta sezione della squadra mobile di Trapani. Per lui l'accusa è di favoreggiamento alla prostituzione. L'uomo è stato anche denunciato a piede libero per il reato di estorsione continuata. La giovane rumena ha invece confermato la sua presenza a Trapani per prostituirsi. Dopo l'arresto predisposto dal sostituto procuratore Antonio Sgarrella, il GIP di Trapani, contestualmente alla convalida dell'arresto di Paolo Giano, ha concesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con l'attivazione del braccialetto elettronico. 22.000 prodotti contraffatti sono stati sequestrati all'interno di un magazzino clandestino nel quartiere Ballarò di Palermo. A scoprirlo è stata la Guardia di Finanza, che ha anche arrestato un senegalese che gestiva il deposito. Ascoltiamo. Un deposito di prodotti contraffatti è stato scoperto e sequestrato dalla Guardia di Finanza nel cuore del quartiere Ballarò di Palermo. All'interno di un appartamento i militari hanno trovato oltre 22.000 articoli di pelletteria, abbigliamento ed etichette assortite. L'appartamento era privo di ogni autorizzazione per l'uso commerciale e si trovava in una zona difficilmente penetrabile dalle forze dell'ordine. Quando sono entrati nel magazzino, i finanzieri del nucleo di polizia tributaria di Palermo hanno trovato un vero e proprio mercato assortito di borse, scarpe e cinture di note marche, pronte per essere smistate ai venditori al dettaglio, ma anche etichette utilizzate per griffare i capi d'abbigliamento falsi. È il quarto laboratorio clandestino scoperto a Palermo nel 2014 e conferma il cambiamento di strategia dei sodalizi criminali attivi nel settore, che mentre in passato si rifornivano di merce contraffatta da altre regioni italiane, adesso hanno spostato parte della produzione in loco, riducendo i costi del trasporto e il rischio di essere intercettati dalle forze dell'ordine. La merce sequestrata era già stata impacchettata ed era pronta per essere ceduta ai venditori al dettaglio, che l'avrebbero successivamente immessa sul mercato cittadino del falso per un guadagno complessivo di oltre 200.000 euro. Il deposito clandestino era gestito da un senegalese di 34 anni che è denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di fabbricazione e commercializzazione di materiale contraffatto, nonché per ricettazione, rischia pene che vanno dai 2 agli 8 anni. Ancora una brevissima pausa pubblicitaria, tra poco parleremo di medicina. Restate con noi. Tantillo Colori di Tantillo Salvatore, leader da 40 anni nel mondo del colore, vi dà il benvenuto nel suo showroom. Ed ecco le interessantissime offerte riservate ai nostri clienti. Caldaia Ferroli Vivatec, kilowatt 24, 489 euro. Scaldabagno 80 litri di Unboiler, 79 euro. Scaldasalviette bianco altezza 80 cm, 44,90 euro. Una latta di lavabile, più rullo, tela, retina e pennello, euro 29,90. Radiatore presso flusso in alluminio, 9 euro. 6 tubi di silicone Bostik, 9,90 euro. Stucco 20 kg, 8,50 euro. Ducotone delle migliori marche, 44,50 euro. Ogni 5 latte di pittura, 3 latte di stucco o fissativo in omaggio. Tantillo Colori a Palermo, in via Mendola 35, zona Stazione Centrale. Qualità ed esperienza al vostro servizio.
Comunica. Oggi c'è 202 in atto su Palermo 98, mando in appoggio anche la vendita. Global Security International, gli specialisti della vigilanza e della sicurezza. Personale altamente qualificato, pronto intervento, controlla attività commerciali con tecnologie innovative. Global Security International, servizi di scorta, radio e telecamere, telesoccorso 24 ore su 24, vigilanza notturna e diurna, vigilanza fissa, punzonature, trasporto valori. Global Security International, consorziato SicurGem. Contattaci per la tua sicurezza. E rieccoci in studio. Dal 9 giugno a Palermo i biglietti dell'autobus e i taglianti di parcheggio delle zone blu potranno essere acquistati attraverso applicazioni su smartphone. Si tratta del sistema sperimentale che sarà realizzato dall'AMAT. Gli utenti potranno scegliere una di queste tre applicazioni: My Cicero, che vedete nella foto, App Mobile e regionesiciliana.com. Le applicazioni consentiranno di ottenere anche informazioni sui tragitti, itinerari e zone blu grazie a un sistema di geolocalizzazione. E si è tenuto a Palermo il 25esimo convegno annuale tenuto dall'Università di Odontoiatria di New York, dedicato quest'anno alla ricostruzione ossea. Capoluogo dunque confermato come location dell'evento. Vediamo. Torna a Palermo, ospitato nel suggestivo splendido hotel La Torre, il 25esimo meeting annuale New York University in Italy, dedicato quest'anno a corsi di perfezionamento in osteoperio, implantologia e riabilitazione ossea. Chirurgia ossea ricostruttiva e rialzo del seno mascellare sono ancora oggi le procedure più efficaci per rimediare ad atrofie maxillomandibolari gravi, proponendo anche, con valide alternative, innesti ossei permanenti rispetto alle semplici applicazioni rimovibili. Il convegno, inaugurato ieri e che si concluderà questa sera, si è concentrato sulla diagnosi, pianificazione del trattamento ed esecuzione della terapia, proponendo un'ottima chance di interazione tra specialisti provenienti dagli Stati Uniti, in particolare legati alla prestigiosa New York University College of Dentistry. Ho fatto proprio una relazione trattando un materiale da innesto di origine umana, quindi che permette di avere un'ottima rigenerazione sia all'interno del seno mascellare, ma anche dei difetti a livello dei processi alveolari in zona estetica, quindi non permettendo solamente il posizionamento dell'impianto, ma ricreando volumi adeguati nelle giuste proporzioni per poter avere estetica oltre che funzione. È proprio grazie agli studi che abbiamo fatto nel nostro dipartimento di implantologia alla New York University che siamo arrivati a codificare le migliori e più predicibili tecniche di rigenerazione del seno mascellare. Per noi è un onore essere qui in terra siciliana, è un posto bellissimo, con l'Università di Palermo, in particolare con la professoressa Campisi. Abbiamo avuto un ottimo rapporto in questi due anni e ci proponiamo, se possibile, visto che non c'è due senza tre, di essere qui anche l'anno prossimo. Abbiamo già stabilito le date, del 20 e 21 marzo 2015. E siamo allo sport. Il calcio, il rinnovo in vista per il tecnico rosanero Beppe Iachini, ad annunciarlo è lo stesso Maurizio Zamparini, il patron rosanero, che ha rivelato di avere dato mandato al consigliere delegato Angelo Baiguera di rinnovare per due anni il contratto che lega l'allenatore ascolano alla società di Viale del Fante. Ecco dunque il premio promozione riservato a Iachini dal patron rosanero Maurizio Zamparini. Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Vi ringrazio per essere rimasti con noi. Vi auguro un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Sarà ascoltato stamattina dai sostituti procuratori di turno Lorenzo Manavella, il 24enne reo confesso dell'omicidio dei nonni e della zia nella villetta di Santià. Il giovane è stato trasferito a Vercelli da Venezia, dove gli agenti della Polfer lo hanno trovato ieri sera sporco di sangue. Sul luogo del delitto continuano i sopralluoghi delle forze dell'ordine. Stamane nel carcere di Messina l'interrogatorio di garanzia davanti al GIP di Franco Antonio Genovese. L'ex deputato del PD si era costituito giovedì sera, subito dopo l'autorizzazione all'arresto della Camera. Genovese è accusato di associazione a delinquere, concorso in riciclaggio, peculato e truffa aggravata. Proseguono gli sbarchi degli immigrati sulle nostre coste. 19 tunisini sono giunti la scorsa notte a Lampedusa a bordo di una piccola barca, eludendo i controlli. I migranti però oggi non possono essere trasferiti in nave a Porto Empedocle e il centro d'accoglienza è chiuso.
3 anestesisti indagati per la morte di una bambina di un anno all'ospedale maggiore di Crema in Lombardia, deceduta 2 ore dopo l'anestesia per una gastroscopia. Oggi l'autopsia. L'ipotesi è omicidio colposo. Si aggrava ulteriormente il bilancio della strage nella miniera di Soma in Turchia, sale a 299 il numero dei corpi recuperati. Stamane nell'impianto un nuovo incendio ha complicato ulteriormente il lavoro dei soccorritori e nella cittadina turca ieri nuove proteste e la polizia ha sparato proiettili di gomma. In India è il giorno della svolta. Dopo le elezioni politiche che hanno sancito il trionfo dei nazionalisti del BJP, il leader Narendra Modi potrebbe ricevere oggi l'incarico di formare il nuovo governo. Stamane saranno formalizzate le dimissioni del primo ministro Singh, esponente del partito del Congresso.